Un saluto a tutti. Una delle più importanti ricorrenze culturali del 2021 è senz'altro il centenario della nascita del grande musicista argentino Astor Piazzolla. Per la precisione, è venuto al mondo l'11 marzo del 1921 a Mar del Plata. Con questa serie vogliamo ripercorrere insieme a voi i momenti più importanti della sua esistenza, l'infanzia a New York, la scoperta dello strumento musicale di cui diventerà un virtuoso, il bandoneon. Poi il ritorno in Argentina, dove si misurò con i maggiori nomi del tango, l'impegno accademico, corroborato dalle lezioni di maestri come Alberto Ginastera e Nadia Boulanger. E insieme a tutto questo, la sua costante volontà di sperimentazione e di ricerca, che lo portarono a rivoluzionare il tango e a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di musica di tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Si dice Nemo profeta in patria. Sì, perché quando negli Stati Uniti e in Europa il pubblico era già incantato dalla sua originale sintesi di suggestioni popolari e di elementi classici, in Argentina in molti definivano Piazzolla l'assassino del tango, senza intendere la genialità del suo lavoro. O forse al contrario, essi comprendevano benissimo che egli non era più un tanghero come voleva la tradizione, che la sua arte andava oltre i confini dei locali da ballo di Buenos Aires, delle Pampas e dell'America Australe per incontrare il jazz e la musica classica. Ecco infatti tanghi, milonghe e baladas per bandoneon e orchestra sinfonica, oppure per quintetto, sestetto, ottetto, con la presenza assolutamente inedita dell'organo Hammond, del basso elettrico, della batteria, della chitarra elettrica. Assassino del tango? Forse, d'altra parte, tutte le rivoluzioni culturali esigono un tributo. Però basta ascoltare la musica di Piazzolla per restare colpiti dalla sua forte carica drammatica e passionale, dalla ricchezza di colori e di sfumature, dalla cupa malinconia che talvolta è sferzata da esplosioni di vitalità o dall'eleganza con cui il dialogo melodico viene condotto. E tutto questo come potrebbe esistere senza una robusta radice latina? La stessa linfa generosa che a suo tempo nutrì il tango tradizionale successivamente diede vita al nuovo tango, che a differenza del primo si proietta al di fuori del tempo e dello spazio, si rende indipendente dal ballo, acquisisce una natura astratta e assoluta. Parleremo anche del mondo che ruotava intorno a Piazzolla e che si evolveva nel corso dei decenni, ripercorrendo i cambiamenti sociali, politici, economici e tecnologici del cosiddetto secolo breve. E seguiremo il nostro artista addentrandosi nelle strade di Buenos Aires, ma anche nei quartieri di New York, nei ritrovi culturali parigini e nelle sale di incisione italiane. Cercheremo infine di delineare quegli eventi piccoli e grandi, pubblici e privati, che influirono sul suo modo di essere e sulla sua poetica. Celebriamo così il centenario di Piazzolla con la consapevolezza che la sua opera è già parte della storia della musica, costituisce oggetto di studio ed entra nei repertori concertistici di tutto il mondo, valicando con disinvoltura i limiti dei generi. Parallelamente conserviamo un'impressione di contemporaneità, quasi che la sua presenza artistica non ci avesse ancora del tutto abbandonati. E infatti il suo nuovo tango è ancora vivo, attuale e parte di quella che potremmo chiamare la playlist del nostro presente. Buon compleanno, Astor Piazzolla!